Buongiorno a tutti, oggi iniziamo una nuova rubrica del nostro canale video che si chiama Tea and Blog. Innanzitutto ve la presento, l'obiettivo è quello di parlare di blogging. L'idea è nata da un corso sul tema del blogging, mi è piaciuto, c'è stata tanta curiosità su questa tematica e da qui, insomma, visto che ormai sono 4 anni che mi occupo di blogging, la volontà e il desiderio di condividere con altri quello che ho imparato in questi anni. Perché si chiama Tea & Blog? Perché io ho una passione insana per le tisane e siccome molto spesso quando scrivo bevo tisane, dovrebbero essere più o meno questi video lunghi il tempo di una tisana. Quindi iniziamo oggi, abbiamo ovviamente il tè. Cosa scegliamo oggi? Buono, questo è buonissimo. Tè al caramello. Iniziamo perché aprire un blog di viaggi oggi. Inizio a dirvi perché l'ho aperto io nel 2012. In realtà io l'ho aperto non per logiche di business, pensando di farne un lavoro o quant'altro, ma esclusivamente per delle logiche di condivisione. Ero mamma da poco, amavo viaggiare, cercavo su internet delle informazioni per viaggiare con mio figlio e trovavo, che era un neonato, e trovavo tutto per bambini più grandi, coppie, eccetera. Quindi mi lamentavo, in realtà l'idea è stata di Roberto che a un certo punto ha detto basta, senti, scrivere tu ste cose, almeno qualcun altro le legge, la smetti, e in realtà il blog me l'ha aperto lui. Nel 2012 a oggi le cose sono cambiate, i blog adesso sono tantissimi e anche il segmento family travel, che è quello a cui ci rivolgiamo noi, ormai diciamo così una nicchia bella popolata. Se io dovessi dare a qualcuno oggi un consiglio, io direi ok, perché? Il perché secondo me è perché ti piace scrivere e perché ti piace viaggiare. Quindi la logica deve essere comunque questa e rimane secondo me importante perché ti piace condividere, perché altrimenti voglio dire i viaggi e la scrittura possono anche essere fatti nella propria cameretta senza fare tutte quelle attività che invece un blog richiede e sono veramente tante. Quindi questo è il mio consiglio spassionato: se amate scrivere, amate viaggiare e vi piace condividere i vostri viaggi e le vostre esperienze con altri, allora aprite un blog di viaggi, indipendentemente non pensate a quanto mi renderà, sarà un lavoro, sarà un passatempo. In ogni caso, se non avete questi obiettivi in mente, secondo me diventa poi difficile gestirlo. E qui veniamo al secondo tema da trattare oggi, nel frattempo la mia tisana, vediamo un pochino se si è preparata. Il secondo tema che volevo trattare oggi, che è cosa serve per aprire un blog di viaggi, o comunque, vabbè, in generale per aprire un blog. Dunque, tante cose, poi magari andremo nel dettaglio. Quello che su cui, visto che è la prima volta, volevo soffermarmi oggi, sono sicuramente la passione, viaggiare, perché ragazzi, sennò i contenuti del blog non si creano, almeno il mio punto di vista è che un blog deve essere un'esperienza diretta, noi scriviamo solo di cose che abbiamo fatto, e studiare tanto. La passione, vi dico a cosa serve, e la risposta è una: il blog vi toglie il sonno, vi assorbe le energie, e non so se avete figli, è come un figlio praticamente, nel senso che la sua crescita è esponenziale e pian piano cresce lui e più cresce più tempo vi richiede, quindi incassare tutto non è facile, soprattutto se un altro lavoro ce l'avete già, e alla fine, o soprattutto all'inizio, ci si riduce a scrivere spesso la notte, quindi veramente vi toglie il sonno. Viaggiare, ve l'ho detto, perché senza viaggi non si fa un blog di viaggi, è un po' come dire che un food blog senza cucinare, senza saper cucinare, vabbè, ma allora che cosa condividi? Torniamo alla logica del condividere. E poi studiare perché? Perché la mia personale esperienza è che da quel primo blog su Blogspot, che non sapevo manco cosa fosse, c'era una pagina bianca, io buttavo dentro contenuti, insomma esperienza a caso, ho capito che c'era un universo dietro, un universo che passa per parole che allora mi erano completamente sconosciute, SEO, foto editing, bah! E poi tutti i social, Instagram, io non avevo un account Instagram, non avevo un account Facebook, lo ammetto, non avevo un account Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, al di là dell'uso che magari ognuno di noi fa di questi strumenti, beh, magari del SEO no, però dei social sì, per gestire un blog, per gestirlo in modo professionale, in realtà c'è bisogno di tanto studio. Lo studio che, non spaventatevi, non è necessario andare a scuola, tornare a scuola. Personalmente io in qualche modo l'ho fatto, perché poi ho fatto un master su questi temi, ma non è necessario, perché in rete ci sono veramente tanti contenuti fruibili gratuitamente,
sempre torniamo alla logica di condivisione, per migliorarsi sempre di più, sia a livello testuale, quindi blog di persone bravissime che mettono a disposizione la loro esperienza su come creare un blog, come gestire i social, eccetera, sia a livello video come quello che stiamo facendo noi, perché la rete è condivisione e questa è una delle cose belle della rete e del blogging. Quindi non spaventatevi, ma ricordatevi sempre che studiare è veramente, forse lo dovevamo mettere come prima cosa, è il primo requisito se volete avere un blog e gestirlo in modo professionale. Io ribadisco professionale, magari adesso la mia tisana è pronta, direi, ce la possiamo fare, quindi ci fermiamo qua, magari la prossima volta riprendiamo da questo punto, cioè da un blog professionale. Se avete delle domande, delle cose che vorreste venissero trattate e quant'altro, scrivetemelo nei commenti. E se vi è piaciuto questo video, vorreste saperne di più, vorreste guardarne altri, magari, ecco, scrivetemelo e cliccate, sottoscrivete, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a tutti e buona tisana!